dalla serata di ieri sera. Io no, lo dico proprio in tutta sincerità, io non c'ho nessuno, insomma, nella poca trasparenza, noi possiamo dire dal primo giorno che siamo esistiti, tutto quello che è passato nei nostri conti, tutte le operazioni che sono state fatte dal 332 sono segnate per filo e per segno. Ogni persona del comitato non è mai stata pagata per nessuna attività che ha svolto in un anno e mezzo, mai stata pagata. Io personalmente non dormo da due notti e è una settimana che lavoro di continuo senza essere pagato, come me molti altri, capito? E questo è il primo punto. Con questo finisco dicendo che tutti i conti usciranno ovviamente, perché è la nostra linea di pensiero. È la nostra linea di pensiero e noi lo faremo, non è una cosa, però ti voglio rispondere perché visto che poi le cose sembra che insomma quando vabbè, non ne voglio parlare questo, invece a te ti voglio dire proprio una bella qualche cosa. Allora, sei un bel furbo. Sei un bel furbo tu, eh? Allora sei il popolo viola, non sei il popolo viola, organizzi la manifestazione all'Aquila, non organizzi la manifestazione all'Aquila. A me sembra che poi quando si va a stringere siete veramente virtuali, perché appena si inizia c'è un contraddittorio un po' più acceso, vedo che sparite tutti quanti e sei rimasto solo tu, gli altri forse dovevano andare via. A parte che io sono il promotore ufficiale. Vabbè, tu sei il promotore ufficiale, io non ho capito chi è il popolo viola, se tu, se la manifestazione è organizzata dal popolo viola e poi ieri mi arrivano un po' di, arrivano tutti i ragazzi che abbiamo, che hanno parlato prima e mi dicono io non ne so niente, siamo nel popolo viola, facciamo queste azioni, facciamo quest'altro. Mi viene il dubbio che forse siete un po' troppo virtuali e preferisco invece le persone reali, perché con le persone reali si realizzano le cose vere, non le cazzate. E un'altra cosa ti dico, l'alloggio per 100 persone all'Aquila è un lusso, perché all'Aquila alloggiare 100 persone non è una barzelletta. Non so se te ne rendi conto, quando viene a manifestare all'Aquila per dire di portare solidarietà all'Aquila, non mi fa così che mi incazzo come una bestia a stare... Non pazziare, ma chi vi credete di essere? Alloggio per 100 persone, tutte le persone che sono venute questi giorni ci hanno dato una mano a fare qualcosa, il campo è ancora aperto e non è stato chiuso a nessuno, sono venuti tutte le persone in ordine, si sono accampate, abbiamo fatto tre giorni di dibattiti bellissimi ai quali voi siete stati invitati a partecipare, non ci siete stati. Come pretendevate che avessi, di avere il nostro appoggio? Me lo spieghi? Me lo spieghi, come fa una persona che lavora tre giorni di fila e non dorme per due notti a aiutarti a organizzare la tua manifestazione? Questo me lo devi proprio spiegare.